Allora, questo qua 4,50, questo piccolo 3,50. Se c'è una professione che ha sentito la crisi più di quella del giornalista, è quella del giornalaio. La lenta agonia di quotidiani e riviste, che vendono sempre meno e quasi solo tra gli over 50, si riflette sulle edicole. Dal 2001 al 2016 ne hanno chiuso 13.000. Quelle che resistono sono costrette a reinventarsi e ormai più che giornali vendono altro, dalle ricariche telefoniche agli snack, dai gadget per bambini ai gratta e vinci. Oramai portare i clienti in edicola, quelli al di sotto dei 60 anni, è diventato proprio impossibile. 90% tutti over 60, quel 10% che rimane ti chiedono biglietti, quindi titoli di viaggio, ricariche. Che vanno adesso per la maggiore sono per esempio tutte le varie sorprese e sorpresine legate comunque ai bambini, alla televisione. Io vorrei vivere solo di giornali, al di là della semplicità della cosa. Per vendere altre cose ho dovuto munirti di registratore di cassa, partita IVA, comunque una contabilità diversa, più costosa. Praticamente non arrivano proprio in edicola, soprattutto alla fascia tra i 18 e i 30. Ancora i ragazzini, ma è per questo tipo di prodotti qui, una giocheria è diventata l'edicola. Il primo problema è quello degli editori, che devono trovare una cosa che piaccia a voi, per cui dovete venire in edicola come mia mamma andava in edicola per trovare la rivista dove c'erano i golfini o i centrini. Non so qual è il prodotto, ma non sta a me trovarlo. Poi sta a me mettere una tecnologia, fare servizi aggiuntivi, fare tutto quello che volete per allargare l'utilità dell'edicola.